è il momento di lasciare il centro della città. Ci aspetta un'altra compagnia, un altro capannone. Siamo con Veronica della compagnia Butalas. Esatto. Vincitori dell'edizione 2018 del Carnevale di Santiago. Esattamente, l'anno scorso abbiamo vinto il carnevale con il carro Venghino Signori Venghino. Per il 2019 cosa bolle in pentola? Allora, per il 2019 hai detto una parola corretta, il tema è molto bollente. Bollente perché metteremo in scena una lotta, una sfida per vincere una stella molto importante, e cercheremo in qualche modo di far vedere che le stelle non sono sempre belle e lucenti, ma hanno un risvolto della medaglia. E quindi c'è sempre una parte bella, una parte cattiva, e questo è quello che metteremo in scena. Stiamo scoprendo una città molto, ma molto carnevalana, Santiago. Assolutamente, a noi giovani permette di nascere all'interno del carnevale e di crescere con il carnevale, infatti spesso mi trovo a dire che noi abbiamo i coriandoli nel sangue. Si cresce insieme nel carnevale, e per crescere c'è bisogno anche di mangiare. Assolutamente, noi a Santiago la pancia non deve mai patire. Salame. Pane salame, acciughe in verde e poi vabbè qualche stuzzichino normale lo facciamo. Veronica, che tra l'altro è stata anche la maschera ufficiale del Carnevale di Santiago. Esatto, nel 2016 sono stata la maschera ed è stato uno dei sogni che si sono realizzati nella mia vita, perché ci ho messo quasi 30 anni a arrivare a farla ed è stata un'esperienza fantastica che porterò per sempre nel cuore. La parte più bella è quando la presentazione delle maschere ti infilano lo spillone, perché è il passaggio di consegne, sì. E lì ti rendi conto che stai per iniziare il tuo sogno. Avere gli occhi della gente puntati tutti su di te. Allora, Santiago è fantastica, perché Santiago ama le sue maschere, amando il suo carnevale, ama veramente tanto le sue maschere e sente il calore della gente. Dai più anziani ai bambini, tutti cercano te e cercano di interagire con te ed è molto bello.